Eccoci! Eccoci! Eccolo! Ciao amici! Buongiorno, buongiorno a tutti! Ciao Sanpei! Ciao! Oh, allora, sentite. Questo è il rumore, il suono della trava piccola. Siamo in Austria e siamo arrapatissimi perché... Siamo di fuori. Per colpa della Colmich, per colpa di queste canne e per colpa del Bisenzio... Sì, ci siamo arrapati per questa tecnica fantastica. Che noi vogliamo un po' rivalutare. C'è una pesca di anni fa ed è bellissimo, cioè è quasi uno contro uno, dai, perché comunque sì, pescare così è... Contatto diretto al pesce. Fili allora, sottili. Canna fissa, perché noi siamo sempre a canna fissa. Sì. Cioè dovremmo essere, lui meglio di me. Allora, che c'è da dire? Nulla. C'è da dire andare a pescare. Si prepara la roba e si pesca. Cercheremo di pescare più in asem. Sì, proviamo in asem, che è un pesce più tenibile. Di, sì, mentre se intoppiamo il barbo vero della trava. Okay. Aiuto. Buona pesca! Buona pesca! Guardate, guardate, eccola, guarda, partiamo da qui? Sì. Perché qua c'è una corrente fantastica, pescheremo da dove c'è il papero, là, e poi batteremo anche sotto, perché sotto è bellissimo. Questi 200 metri di fiume sono bellissimi, la trava piccola, peschiamo con la 5 metri. 5 metri. E rispetto a settembre il fiume è molto diverso. Molto diverso, sì. Davvero. È bellissimo. È calata l'acqua, ci sono almeno 30 centimetri in meno d'acqua. Buoni. Sì. Però ci sono tutte correntine piccole. Dai, andiamo. Sembri Diabolic. Ho fatto, si calcola male, ho messo la termica e che fa un caldo. È maggio, anche se freddo. Sulle cime c'è la neve, però. Allora, come peschi, ragazzo? Pesco con finalino, un capellino, amo del 20. Ok. Amo del 20. Finalino un po' più lungo. 25-30 con un pallino dell'11, sì, da alzare e abbassare per farla arrivare un po' prima. Poi ho fatto una lenzettina partendo dal pallino più piccolo del 9, mi pare, 9 a salire fino a fare un piccolissimo raggruppamento di pallini. Senti, un raggruppamento. Bravo. Sugherino 0,75. Ok. Bravo, una bellina. 12, no, questo è madre 12,80. E finale? Finale 10,5. Per temerari. Un cretino. Sì. Allora. Eccomi, tocca anche a me. Sempre la 5 metri. Sempre no, 5 metri. 5 metri. Sì, sì, 5. Amino del 20. Anche te, bene. Su finale del 11,5. Anche se pallino. Pallino del 10. Sul finale. Sul finale. E poi dalla si fa giolina. La spallinata a salire sempre del 10. Si raggruppa. Però, e poi sorpresa! Arriva la torpillina colorata. A te ti fa impazzire. Guarda bellina. È anche figa, capito? No, no, è vero. Lenza madre del 14 e 8 mi sembra. Più peso di me. Sì, sei. Perché se rompo voglio rompere il finale. Sugherino. Sugherino un pochino più grosso. Un grammo. Voglio stare più piantato sul fondo. Anche se l'ho aperta più sotto, poi. Sì, ma è un... Che magari lenza... struscia di pallino un po' di più. Bravo. Bravo, tabelle capito. Allora tu sei bravo. Madonna il cappellino. Cappellino, no. Dati www.buonapesca.it. Vai. Si va? Si va.
Vediamo se si ruzza. Andiamo, dai che si ruzza. Davvero? È eccitatissimo. Sono veramente due bimbi. Quanti che sono? 5 all'11, oh! Ridendo e scherzando? Oh. Siamo stai lenti. Aspetta l'anziano. Guarda che anche qui, guarda, è correntina. Correntina, ragazzi, bellissimo. Eccolo! Grande Gianfra! Bello! Quella 5 metri, ragazzi. Io non ho parole. Cioè, un godimento di genere. Un godimento di genere è allucinante, ragazzi. Oh, questo è enorme. Oh, mamma mia. Che ciabattone! Mamma mia. Mamma mia, il randello. Maiala bestia! Questo è da record. Questo è un bel pesce. Oh, io grosso sì, non l'ho mai visto. È enorme. Sono contento. Cazzo! Sono contento, un bel cazzo è pesce. Enorme! Acqua al nasone, acqua! Acqua al nasone! Acqua al nasone! Mamma mia, com'è fredda questa acqua, ragazzi! Infatti la donna si muove lento, guarda! Ciao nasone! Pazzesco! Mi serve la telecamera. Mi dispiace mica se vedete adesso un movimento strano, però eccolo. Nasone. Canna, Gianfra. Che meraviglia! Come si piega? Che meraviglia! Guarda là. È fantastico. Che peschina da 5 metri. La passata dei nasoni. Ma guarda, bella felpa, ragazzi. Oh, anche questa con il cappellino www.buonapesca.it. Ma lo vedi quando si dice? Ma guarda belli, guarda i nasoni. Sono tutti pesci intorno al chilo, io te lo dico. Sì. Bello. Tu era enorme, questo è un po' più piccolino. Ma sono tutti pesci belli, eh. Sono secchini ancora, vedi questo? Eccolo! Sono belli pesanti. Sono dei bei pesci, eh. Pesanti sono pesanti, ragazzi. Poi lo slamatore, non l'ho preso. Tieni. Ce l'hai te? Sì. Tic. Questo ha preso una legnata. Questo ha preso una bella legnata. È un morso. O l'hanno stiacciato. Dici? Bello, ecco. Ciao, fischiello. Che spettacolo! Andiamo! No, ragazzi, i combattimenti. Cos'è? Boom, per boom, caso boom. Uno di questi? Sì. È un nasone? Ehi! La meraviglia, sta 5 metri. Guardate voi questa 5 metri. Chi questo, sei? Questo è l'atteggiamento giusto per pescare a canna fissa. Non è che hai uno smerdolino in mano, eh? Poi arancioni come... Belli. Ah. Vedi bocca proprio squadrata.
che poi in Italia erano le savette. Sì. Sono cioè, i savettoni. Sono i savettoni che... non esistono quasi più, purtroppo. Era un pesce bellissimo. Tutti di taglia massimo 20 centimetri, 25. Ecco. No, è poesia. È poesia come una punizione all'incrocio. Bello in diretta. Bello, ma poi che legna. Che che tonchio si è sentito, ragazzi. E allora pigliali tutti te. Ho provato ad allungarmi un pelino sul correntino e effettivamente meglio, ma guarda, guardate voi il felpe, io non lo so, ho una giornata così. Hai una giornata di marchetta. Ho una giornata di marchetta. È sotto le mie gambe. Ma come mai? Guardalo. È sotto le mie gambe. Guarda, vischero di pesce che... Oh, ma c'è ancora forza. Oh, riva via. Cioè, io non ci... Guardalo. Era sotto di noi. Vediamo, dai. Guarda lavoro. No, guarda lavoro sta... Guarda sta canna, io devo venire dietro di te perché devo far vedere poi qua, cioè, ai nostri amici che ci guardano. Cioè, guarda come la tengo, con una mano, senza problematiche. Senza problematiche, sei scemo. È canna, performante. È performante. Guarda là, guarda che bellezza, guarda. Che meraviglia. È pazzesca, è una canna pazzesca. Andiamo. Andiamo il cotto. Guarda, questo è un pesce di più di un chilo, io vorrei dirtelo, Tieni, tacca qua. Tacca banda. Tacca attaccato. Aracatta. Guarda che pancia. Questo è bello pieno. Questi sono bai nostri, oppure le. Questi sono bai nostri. Sono bai nostri o le incintissime? Apri. Vai, aspetta, è bello gonfio, vai ciccia. Oh lele, oh lalla, faccelo vedere, faccelo tocca. Oh lele, ti piace la mia felpa? Ragazzi, ecco, comprateci due felpe, se no non la fa finita. Che pescatore. Che pescatori siamo? Vieni. Dai. Qua hanno forza. Hanno una forza. Però tu devi stare con la corrente, Ciccio, perché. È che tu vuoi pescare o il 10. Col 12 ecco. Sei un. Ah! Eccolo, tu c'hai il filo, guarda! C'ha un filo in bocca! Un filo in bocca? Sì! Ecco, zitto. Guarda, c'ha un filo! Davvero? Aspetta, togliglielo subito, se tu ce la fai. Aspetta. No. E che vuol dire sta cosa? Guarda, c'è un galleggiante. Alla mano. Sì. Un galleggiante. Guardate voi, ragazzi. Lo tengo io, guarda. No. Vi rendete conto? Ecco le galleggiante. No. Che galleggiante è che... No, dai, ragazzi. Io un affare del genere l'ho mai visto. Io non lo voglio toccare. Ma che roba è? È un Zopic. No. Ma dei lavori, va a annusire. Oh, lui. Ah, questo è tuo, sì. Aspetta, salami il mio. Ehi, mi fulco, senza occhiali. Senza occhiali non ci vede, vedete? Dai, smettila! Ma tanti ci rifà intorno al coso. È una brutta roba. Al contrario. Ticcio, e non ce la fa? Ecco, così. Vai. E quell'altro dov'è? Quell'altro è qua, il galleggiante. Ah, è andato? Sì. Si sarà slamato da solo. Ah, bello. Bellissimo. Quella testina... Ticchiolata. Ticchiolata. Che vorrà dire?
Vai. Dai, si chiude quel pesce. Dai, che è un nasone, dai. Dai, se ne è presi una valanga di naso. No, così è divertente da morire. Con le 5 metri di un divertente, guarda, non mi fare le corna. Queste sono le corna proprio piene, le sento, dietro la testa. Guarda, aspetta. Ciao, direttore. Fai vedere. Ecco lì il nasone. Che c'ha attaccato questo? Che è? Sanguisughe. No. Che schifo. Lo sai sarebbe da pescarci? Vai. Dovrebbe attaccarmi la sanguisuga. O ciccio. Amici. Awawawa. Che li salutiamo tra l'altro. Allora, abbiamo finito. Giornata di pesca divertentissima con la 5 metri fissa. Abbiamo perso diversi pesci. Un paio sospetti perché con la 5 metri quando rimangano piantate vanno là e poi prendono i 6-7 metri e lì aiuto a voglia allungarti di punta o fai lo sci d'acqua. Un abbraccio grosso ragazzi, con la 5 metri o con la 6 metri fissa ritrovate questa pesca perché è veramente molto divertente. Un abbraccio ragazzi, alla prossima. Ciao. Qua dall'Austria. Proviamo a portare anche il Garga a pescare. Ci proviamo, dai. Noi ci proviamo. Dai. Ciao. Ciao.